Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questa nuova storia personale, ovvero Dark Room. Qui col vostro Vario 93 Bar, è strano che una storia personale che si chiama Dark Room non abbia una Dark Room. Ma ad ogni modo, mi avete chiesto in tantissimi di fare questa storia e io vi sto accontentando. Ehi! Una porchetta! Guarda come balla la porchetta! Guarda come balla la porchetta! Guarda come balla la porchetta. E come balla, come ballano tutte insieme. E anche dei maledetti barili. Barili. Malvagi barili. Che ci fate in questa storia? Soprattutto questa storia è molto conosciuta in quanto ci sono i meme. Ci sono i meme e io non ho idea di come fare a trovarli. Allora. Buonasera. Nulla. Ottimo. Buonasera. Pipì? Da queste parti c'è anche il proprietario della pipì. Devo andare a controllare nelle stanze qua a fianco per ritrovare il proprietario di questa pipì. Sì, lo farò. Buonasera. Ma non c'è nulla? Com'è che non c'è nulla? Dovrei forse trovare qualcos'altro. Oh, ehi! Ciao, amico. Che è successo qua? Ti sei tagliato le vene? Oh, e aspetta. Se mi abbasso e mi metto dall'altra parte. Ho le gambe! Ho le gambe! E un pene microscopico, a quanto pare. Ma vabbè. Non parliamone. Scatoloni, mi state nascondendo qualcosa, non è vero? Anche perché non avrebbe senso tutto ciò. Ci sono delle stanze completamente vuote, ehi. Mi sa che dietro a quello scatolone c'era. No, ecco. Ok, quindi andiamocene da questa zona strana. E andiamo a Barili. Barili. Malvagi Barili. Ok, quindi proviamo ad andare qui dentro con la nostra ritrovata chiave. Ok. Oh, ehi, salve. Sembra uno studio. C'è il calamaio con la piuma. Boh. Sedia, mi stai leggermente. Oh! Scusa, sedia, ma mi serviva. Ok. E apriamo anche qui. Ops. Ma. Uffa. Ma perché? 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 Ecco. Andiamocene. Quindi dovrebbe esserci adesso una porta da. Ecco, esatto. Una porta da aprire con la chiave. Oh yeah! Oh yeah! Mettiamoci un po' più comodi, ecco. Oh oh! Oh oh! Ma che cazzo! Ma che cazzo sta succedendo? No, no, trollololol. Trollolol, che sta succedendo? Eccolo. No, fottuto. Sono stato trollato, non riesco a chiudere. Porca troia! Ecco perché! Sono stato completamente trollato da un armadio? Dannazione! Oh! Ok, questa storia personale sta avendo la mia stima anche solo per questo. È fantastica. Ma io adesso mi chiedo che fine abbia fatto. Oh, è lì! Oh, è lì! Era lì. Oh! Oh mio Dio, questa storia personale. Oh mio Dio, sta arrivando anche il signor Faccia Trollato. Via. 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 E se gli tirassi appresso dei maledetti barili per attirarlo di qua?
Oh sì. Oh sì. Dai, vieni qua, signor Faccia. Vieni qua. Oh, 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 oh. Ancora niente? Vuol dire che tirerò anche un altro barile. Ecco. Visto, signor Faccia? Vieni di qua. No, no, no. Oddio. No, 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 no. E vai, signor Faccia, dai, vieni con me. Oh, 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 sento... Ecco, ecco, è arrivato. Oh, 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 oh. È il momento di sgattaiolare. E molto piano, molto piano. Ah, mio Dio! Scappa! Scappa, il trollolol è dietro di te! Scappa, Daniel! Scappa, Daniel! Ah, ah, credo che l'abbiamo seminato di già. Ma questa musica mi accompagna per tutta la durata della storia personale o cosa? Eh? Oh mio Dio, vaffanculo, trollolol! Ok, finalmente un pochettino di silenzio. Chiudiamoci perché non si sa mai, mi raccomando, ragazzi. Ecco. Sembra che non ci... ma questa è una cosa della storia di Joe. Che è successo? Stavate vedendo un film qua? Belli tranquilli? Mm? Tutti morti. Immagino che devo mettere qui dentro. L'acciarino? Si può usare? Ma che cazzo? Che cazzo sta succedendo in questa storia? È fantastico! È bellissimo! Aspetta, ho sentito qualcosa. Oh, porca troia. Ho visto qualcosa muoversi. Oh mio Dio! È un bruto! Con la faccia di Nyan Cat! È qualcosa che gli è... No! Fantastico! Ha tipo un arcobaleno che gli esce dal culo! Ho visto qualcosa tipo una coda! È l'arcobaleno che esce dal culo a Nyan Cat? È possibile? Balliamo! Balliamo e buttiamo le sedie appresso. Gna 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 gna. Via, via, via. Oh mio Dio, devo buttarmi qua. Ah. Forse non dovevo farlo, ragazzi. Forse non dovevo farlo. Balliamo. Oh. Ah, ouch. Sono morto? No. A quanto pare no. Ottimo. Ok, la prossima mossa qual è? Le fogne in genere non sono mai un buon posto e... Che cazzo? Chuck Norris was here. Oh wow. Fantastico. E Chuck Norris mi ha regalato un Laudano? Grazie Chuck Norris. Chuck Norris mi farebbe col pollice. Grazie a te. E quindi mostri acquatici. Oh amico, mi spiace che ti sia successo qualcosa di brutto, ma io devo andare. Ok, i funghi non sono... Ok, di là non posso, quindi andiamo direttamente. Che è? Lo squalo. Sta arrivando il mostro acquatico. Ho un leggero presentimento che stia arrivando. Ragazzi, ho un bruttissimo presentimento. Non mi arriva uno squalo tipo con la pinna, vero? O adesso mi arriva tipo un Megusta volante. Hi, kids. Eh? Oh mio Dio! Oh mio Dio, un pedo bear! Oh mio Dio, un pedo bear! No, pedo bear, sono troppo grande per te! No! No, vaffanculo al troll! Vaffanculo al troll! Ok? Vaffanculo!
Vai, dai, 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 sono abbastanza rapido. Perché il cuore non è messo tanto bene, eh. Dai, 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 la scala. Devo prendere la scala. Ah, non c'è una scala. C'è la scala. Dai, 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 dai. Oh mio Dio. Questa storia personale è meravigliosa. La miglior storia personale che io abbia mai visto, abbia mai giocato. Fantastico. Oh, già finito? Beh, Pedro Bear non è riuscito a... Oh, non posso andare di qua. Dicevo, Pedro Bear non è riuscito a farmela. Ok, che cazzo? Che... No! Che Forever Alone! No, povero! Poveraccio! Ma perché? Perché non gli avete dato un compagno con cui divertirsi? È morto da solo! Ma cosa c'è in questa cella? Assolutamente nulla. Ma... Andiamo a vedere in qualche altra cella. Oh, oh sì, me gusta. Facciamo la faccia da me gusta. Non riesco a fare la faccia da me gusta. Ok, qua non c'è assolutamente nulla, quindi... Fico. Ok. Da che parte devo andare? Ah, ecco. Aspetta un attimo però, mi sa che mi sono dimenticato... Che cazzo? Sup? Sup? Che cazzo vuol dire? Non lo so. Ha la faccina da... un me gusta più incazzato. E... dove portano tutte queste porte? Hm? Aiuto? Qualcuno mi dia una mano... Perché si è chiusa da sola la porta? Vabbè. E uscita subito. Oh, porca miseria, no. Non dirmi che non posso uscire. E perché cosa c'è? Perché tutte queste sedie? Che cosa stanno guardando i tizi qua? Lì prima stavano guardando Nyan Cat che qua invece che cosa staranno guardando? Hm? Non lo so. I don't know. Oh, ho un brutto presentimento riguardo a quella... a quell'Iron Maiden lì. Non sono sicuro che si chiami Iron Maiden. Iron Maiden, tra l'altro, si dice. E mi porterò presso una sedia, probabilmente. Per vedere... di che stiamo parlando. Iron... coso? Aiuto? Con molta calma, un brutto presentimento. Ah! Ma perché? Perché? Weia, weia, gate iso. Perché? Perché? Peanut butter jelly, peanut butter jelly. Perché? Perché? Che cosa devo fare adesso con questo coso? Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Weia, got diesel. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly. Oh mio Dio, questa storia personale, oh mio Dio. Ma il tipo non balla. Cazzo, io pensavo che dovessi andare qua a trovare qualche chiave. E invece non c'è nulla! Nemmeno dietro? No, nemmeno dietro, cioè... Che cosa devo fare qui? Che cosa devo fare? Cosa devo fare? Questa danza che mi penetra nelle orecchie.
No, davvero, non capisco che cosa devo fare. Dovrei forse attirare il mostro vicino a quella porta, così la sfonda. Oppure dovrei trovare qualcosa sulle sedie. Non credo. Avrà di sicuro a che fare col mostro. Non c'è assolutamente nulla qui, solo sedie. Non capisco, ragazzi. Mi sta venendo voglia di uccidermi giusto per... Non capisco. I don't understand. È una cosa troppo strana, cioè... Un suggerimento sarebbe anche utile. Vabbè, ammazzami, mostro. Voglio che sia tu ad uccidermi. Tu e la tua gelatina. È l'ora della gelatina, l'ora della gelatina, l'ora della gelatina. Al burro, al burro, al burro, al burro. D'arachidi, 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 d'arachidi. Io ci vado matto, io ci vado matto. Oh mio Dio. Questo mi ricorda Brian dei Griffin. Vabbè, mostro. Che ne dici di venire qua ad uccidermi? Sì, esatto, vieni. Dai. Ecco, finalmente. Finalmente. It's peanut butter jelly time, comunque, ragazzi. Non capisco. Ok, ho interrotto, ma non capisco. Non capisco, non capisco. Non c'è... La chiave! La chiave! Ah, posso abbandonare questo posto che mi sta martoriando con la musica da troppo. Ho passato sì e no una decina di minuti a capire che cosa dovessi fare. Ah, Mother of God, aiutami. Ti prego. Ah, andiamocene. Andiamocene da questo peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with the baseball bat. Peanut butter jelly, peanut butter jelly, peanut butter jelly with the baseball bat. Ti prego. Lassù ti stai divertendo, non è vero? Basta con questa musica. Ah. Vi prego, ditemi che non devo più controllare nessuna sedia. Vi supplico, ne ho abbastanza. Posso muovere l'armadio? No, non posso. C'è qualcosa in questi piccoli contenitori? Plac. Sembra di no. Ok, andiamocene allora. Molto piano. Un altro meme? Fuck yeah! Sembra di no. Oh, ottimo. Ma che cazzo! No! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questa storia personale è stata epica. Ragazzi, ed è così che io vi voglio salutare con Rick Rolled, Rolled. Quindi, mi raccomando, noi ci vediamo per la prossima storia personale. We're not strangers to love. You know the rules, and so do I. Delirio in questa storia personale, ragazzi. Entrerà negli annali. Mettete mi piace, commentate, mettete i preferiti se volete, quindi non c'è la vostra valle 93 bar. Vi lascio così ballando. Understand, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna round around and desert you. Ciao.